Salve, Buongiorno. buongiorno maestra Adorno. Oggi Buongiorno a lei. la nostra conversazione domenicale della giornata di oggi, dedicata a ricordare o anticipare quelli che saranno gli appuntamenti del 2021, ci porta a Orbetello, all'Orbetello Piano Festival, e così incontriamo il maestro Giuliano Adorno, che è l'ideatore, immagino, insieme. È stata una sua creazione, no? Però non è da solo, Non sono ecco. solo. Allora, il progetto inizia in realtà, allora, naturalmente nella vita di ogni musicista e di ogni pianista in questo caso, c'è anche tra le varie possibilità e tra i vari sogni quella di iniziare a organizzare dei concerti, perché ci piace vedere anche cosa vive il pubblico quando gli altri suonano. Spesso siamo noi sul palco. Invece è interessante. Allora, mi ha affiancato in questa idea la mia signora Beatrice Pierzanti, che oltre ad essere laureata in Accademia di Belle Arti ha anche un titolo di manager culturale. Quindi, diciamo, la sua tesi di master in economia della cultura è stata la progettazione di un festival che andasse a valorizzare dei luoghi che non erano al momento valorizzati attraverso opere di arte trasversali. Bene. Quindi Orbetello Piano Festival è nato con la presentazione di un progetto che è stato quello di riqualificazione della polveriera Guzman di Orbetello, la famosa terrazza sulla laguna che ha visto la famosa immagine del pianoforte sulla laguna, che noi abbiamo immaginato che potesse essere di impatto, ma soprattutto inusuale. Ecco che parallelamente è nato anche il nostro motto, ovvero porteremo il pianoforte ovunque. Non è veramente abituale, si trova in alcuni festival, Ravello per primo, questo scenario seguito dal mare, ma un pianoforte a 30 centimetri dall'acqua, dalla laguna, credo che siamo veramente in pochi a portarlo. Assolutamente, anche perché quando si pensa al pianoforte, si pensa all'umidità del mare, viene subito un po' di ansia, di angoscia, però mi pare che proprio l'Orbetello Piano Festival ha nella sua spinta, la sua cifra fondamentale, l'idea di andare un po' contro i pregiudizi. Assolutamente, andiamo contro i pregiudizi, intanto perché esistono naturalmente delle possibilità per far sì che gli strumenti in condizioni del genere non vadano a rovinarsi, perché andiamo a calcolare al minuto, al secondo i tempi di permanenza del pianoforte, di modo che non ci siano rischi per lo stesso, nel caso in cui lo esponiamo in luoghi particolarmente umidi. Di fatto comunque l'umidità in maremma in estate c'è, che ci troviamo accanto o meno alla laguna. Sì, comunque andiamo un po' a controcorrente perché andiamo a cercare dei posti dove in genere non era mai stato messo un pianoforte. Quindi il nostro pianoforte, nel nostro intento programmatico, appunto, di portare il pianoforte ovunque, ma anche di andare a valorizzare beni architettonici, paesaggistici, storici, arriva in luoghi dove non era mai stato. Ne vado a citare un altro. Nella stagione 2019 abbiamo portato un pianoforte nel bellissimo anfiteatro vegetale del Botanical Dry Garden della zona di tra Albinia e Magliano, sempre all'interno del comune di Orbetello, dove con questo sfondo di cipressi e con questa struttura spiovente abbiamo potuto godere di musica, anche in quel caso. Ancora altri, prego, prego, prego. Lei mi sta citando un luogo che veramente a me è molto caro, perché amo particolarmente la natura, e qua nella provincia di Grosseto i paesaggi naturali conservano ancora delle bellezze che sembrano quasi intatte. Non è così, sono secoli e secoli di cultura, e che anche nel contesto delle iniziative della Maremma Perdante vengono valorizzati, presentati al pubblico e spiegati anche per la loro funzione nel territorio, no? Il Botanical Dry Garden è una realtà recente,
Però è riuscita anche a spiegare come, pur in un ambiente apparentemente ostile, che non è quello tradizionale che uno immagina del giardino all'inglese, no? Siamo appunto nel Mediterraneo, no? In un territorio, in una zona dove la vegetazione è diversa, beh, loro sfruttando quel declivio, quella collina, no? Hanno un belvedere sulla maremma che è strepitoso. Poi ci sono tutti Strepitoso. quei pini dietro e viene subito in mente la foresta dantesca, no? Nel mezzo del Esattamente. cammino. Ecco, e quindi, Esattamente. e voi però già da 3 anni siete anche andati da quelle parti, avete già organizzato dei concerti, e poi c'è appunto Orbetello, la località di Orbetello che è molto particolare, no? Sì. E la vogliamo descrivere un po'? Allora, intanto il comune di Orbetello è uno dei comuni con una ampiezza particolarmente grande nella nostra zona, per cui diciamo un festival come il nostro che vuole far sì che il pubblico scopra anche dei luoghi nuovi ha infinite possibilità, anche perché abbiamo molte frazioni. Vado a citare Albinia con la sua Torre Saline. La Torre Saline, ad esempio, è un luogo che normalmente è chiuso al pubblico e quindi negli anni, grazie ad alcune iniziative, tra cui i nostri concerti, è stato reso visitabile. Altro luogo è Talamone, dove noi abbiamo sempre fatto concerti con la visuale della Rocca Aldobrandesca nello sfondo. Tra gli altri luoghi, il Casale della Giannella, che sempre appartiene al territorio di Orbetello, ma non dimentichiamoci di Orbetello stesso, per l'appunto la polveriera Guzman, questo antico edificio. A bordo della laguna, nella terrazza laterale della Polveriera Guzman, noi abbiamo messo questo pianoforte che è diventato poi l'immagine simbolo del nostro festival e che devo dire io ho la fortuna, avevo la fortuna fino a qualche tempo fa di viaggiare in giro per il mondo e quando menzionavo Orbetello nei circuiti di musica classica, tutti conoscono quella scena del pianoforte sulla laguna. Una scena particolare perché abbina concetti diversi tra loro, ma allo stesso tempo è anche palcoscenico di tipologie diverse di artisti. Cosa intendo dire? Perché un'altra cosa che volevo aggiungere un po' a quella che è la nostra linea programmatica è il fatto di abbinare i pianisti di fama internazionale con dei giovani pianisti. Quindi dare la possibilità nella stessa stagione ad un artista emergente di suonare accanto ad un artista affermato. E proprio in seno a quest'ottica nasce anche il nostro altro progetto, che è quello dell'Orbetello Piano Competition. Ecco, difatti, volevo appunto farle qualche domanda. So che sono 3 anni che lei ha creato questa competizione. Ecco. Peraltro ha una portata internazionale perché anche la sua formazione Maestro d'Orno è maturata in un contesto europeo, giusto? Sì, calcoli, io in generale ho proprio una, diciamo, io non vedo i confini, vivo come se non ci fossero confini. Questo periodo storico è particolarmente difficile per me proprio in questo senso. Io ho terminato gli studi su Grosseto come privatista, cioè studiavo col maestro Antonio Di Cristofano e come privatista ho eseguito gli esami finali in conservatorio, dopodiché mi sono perfezionato prima a Parigi e poi a Madrid. Cosa succede? Quando si viaggia si conoscono pianisti stranieri. Questi sono stati i primi contatti a livello internazionale. Poi facevo a mia volta dei concorsi. Nei concorsi si incontrano altri pianisti internazionali. Io ho sempre pensato che qualunque cosa si potesse organizzare avrebbe dovuto avere un respiro internazionale. Sin dalla prima edizione abbiamo ospitato pianisti sia italiani che internazionali. Il progetto del concorso pianistico voleva andare proprio a far sì che, a parte questo fosse un ulteriore veicolo per far conoscere Orbetello nel mondo attraverso un'iniziativa culturale di qualità, ma anche far sì che si potessero favorire le conoscenze tra coloro che saranno un domani gli organizzatori del futuro.
Quindi un po' certo. andare a ricreare quella che è stata la mia esperienza. E il respiro internazionale ha visto veramente una grande, cioè, fioritura nei miei progetti, devo dire, perché le tre edizioni, purtroppo la quarta sarebbe stata a maggio scorso, le tre edizioni sono state di enorme successo, al di là di un livello molto alto dei pianisti e naturalmente dei giurati invitati da tutto il mondo, abbiamo avuto un'evoluzione. Una prima edizione 40 pianisti da tutto il mondo, nella seconda 60-65, nella terza abbiamo anche aggiunto delle categorie junior e il totale dei concorrenti è stato di 140, con famiglie al Bello, seguito. Sì, infatti questo. un volano anche economico importantissimo per il nostro turismo e contiamo di riuscire a fare la quarta edizione a maggio. Futuro. Le occasioni non mancano, bisogna anche crearle e Esatto. Orbetello Piano Festival si sta fermando perché ormai avete quasi una storia decennale, no? Stiamo Sì. arrivando. Col primo, mi diceva, la prima rassegna musicale è partita nel 2012 e parte con il proposito appunto di coniugare valorizzazione del territorio dal punto di vista architettonico, la suggestione della natura come un luogo che va vissuto in serenità, in armonia e il momento del concerto pianistico. Sono ottimi interpreti che in questi anni si sono avvicendati. Adesso sarebbe difficile fare l'elenco completo di tutti, però molti stranieri che sono arrivati. Sì, ma anche molti, diciamo, nazionali di altissimo livello vado a menzionare, oltre, ecco, al suddetto Antonio Di Cristofano, mio maestro, che comunque rende Grosseto fulgida nel panorama mondiale, però vado a menzionare una Maria Angela Vacatello, una Anna Genyushchene su base russa, un Roberto Plano, Alberto Nosè, ci sono un numero veramente di pianisti molto, molto importanti che sono venuti da noi. E voglio fare giusto una piccola anteprima, diciamo, la progettualità 2000. Allora, nel 2020 siamo riusciti a fare il festival a ranghi ridotti per non fermarci. Ma sarebbe stato era previsto che partecipassero anche due orchestre che vengono posticipate. Allora, avremmo dovuto ospitare nel luglio 2020 l'Orchestra Giovanile di Bonn, che avrebbe dovuto suonare niente meno che sull'astricato della Arx dell'antica città di Cosa. Ah, che meraviglia, Questa bellissimo, fantastico, fantastico. cosa è in progetto per l'estate 2021. Bene. Mentre invece, sempre nel 2020, ad agosto, avremmo avuto nella zona del Duomo di Orbetello un'orchestra di 80 elementi proveniente dal Giappone, TBSK Orchestra, con la quale avrei avuto l'onore di interpretare un concerto per pianoforte e orchestra. Anche la partecipazione di Progetto questa via. orchestra purtroppo no, non è stata possibile, e questo è reiterato al 2022 invece. Vedremo. Certo che prima o poi se ne uscirà da questa situazione, riusciremo a tornare nei canali della normalità. E tant'è vero che la Maremma Perdante non si ferma, va avanti con la progettazione, vi ha coinvolti nel programma. E quindi adesso, con tutte le cautele del caso, perché è tutto da verificare. Invitiamo assolutamente chi ci ascolta a mantenere tutti i comportamenti necessari per evitare che si diffonda il contagio. Però se nel corso di questa prossima estate, l'estate del 2021, tutto è regolare, so che anche l'Orbetello Piano Festival ha una piccola sorpresa per la Maremma Perdante. Assolutamente. Intanto vado a precisare che nella edizione 2020, che come stavo dicendo, per l'appunto siamo riusciti a realizzare con contingentazione del pubblico e con tutte naturalmente le misure di sicurezza,
insomma, siamo riusciti a fare il nostro festival, naturalmente seguendo tutto quanto bisogna seguire, non abbiamo avuto alcun... Siamo convinti di non aver preso nessun rischio, Ecco, quindi anche quantomeno di aver l'aria fatto il lì, possibile. sì, Sì, stare all'aria all'aria aperta aperta. nei primi giorni di agosto, con pubblico contingentato, distanze di sicurezza, mascherine e quant'altro, insomma, secondo i vari protocolli. Ci Giusto. auguriamo che la situazione sia... altrettanto favorevole, se non migliore, l'anno prossimo. E peraltro, allora, naturalmente ancora in dimensione progettuale, ma noi non ci fermiamo mai neanche con la progettualità, però abbiamo in mente di realizzare in collaborazione con Accademia Mutamenti, con Giorgio Zorqu, quindi un altro nome, diciamo, che rende la Maremma importante. Uno spettacolo che sia dedicato a Dante e che veda quindi il connubio tra la musica e insomma, E e il poema di il Dante, poema perché di mi Dante, certo. pare che siamo orientati verso la cantica che meglio spiega come la musica per Dante ha un valore quasi di perfezione, no? Esatto. Sì, Certo, siamo orientati. la musica al Siamo... tempo di Dante, bisogna chiarirlo subito, era ben diversa, era fondamentalmente il canto gregoriano, c'erano Certo. altri pochi strumenti. Dante, soprattutto nel Purgatorio, parla molto di musica, di canti, di cori che servono per portare le anime alla perfezione del paradiso, no? E Esatto, poi, delle ecco, poi ci sono il canto 33, uno del paradiso, è uno dei più ricordati perché c'è sempre un riferimento alla musica. Quindi. L'attuale progettualità che non vado a svelare, per l'appunto, prevede proprio il suo centro, il suo nucleo, proprio sul canto 33 del Paradiso. Bene, allora Quindi. noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguirci sia sul canale di Orbetello Piano Festival che sul canale della Maremma per Dante, dove possono trovare tutte le informazioni. Poi voi avete anche un sito, no, in cui presentate la Certo. programmazione di volta in volta, che basta mettere digitare Orbetello Piano Festival e si trova subito tutta l'informazione. Certo, naturalmente relativa al momento è quella relativa al 2020. Sì. Sarà verso marzo-aprile che apparirà qualcosa inerente a ciò che faremo su luglio e agosto 2021. Chiari, certamente sì, avanzeremo con prudenza, però la fase di progettazione è sempre molto ricca e su questo confermiamo il nostro impegno, l'impegno sia della Maremma per Dante, sia degli attori che sul territorio del Grossetano, in ambiente musicale e artistico, sono pronti per riprendere le attività quando sarà consentito, con le modalità consentite. Maestra Adorno, io la ringrazio tantissimo per questa comunicazione e le auguro buona domenica e buon lavoro. Allora, io ringrazio lei, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, ma ringrazio la Maremma per Dante e ringrazio la Maremma in generale perché comunque si rivela sempre essere un territorio creativo e ricco di iniziative. Bene, bellissimo saluto. La ringrazio, buona domenica. Buona domenica a tutti, arrivederci. Arrivederci.